Eccolo, questo sono io, davanti a quel che resta di un panino, una bibita e una sconfitta. Per la precisione, la seconda sconfitta, la seconda finale persa in 2 settimane. Ma andiamo con ordine e partiamo dall'inizio. Ore 19:45 circa. Arrivo allo stadio Artemio Franchi, carico di ottimismo insieme ad altri 32.000 tifosi viola. No, dico 32.000. Ovviamente anche loro carichi di ottimismo. Io sono fiducioso. Si spera bene. Noi si spera di vincere. Toccando ferro ce la portiamo a casa, dai. Forza Viola, 2-1 Fiorentina. L'ha detto. Oh, se si perde la colpa è sua. Colpa mia, colpa mia. Fiorentini, guardatelo in faccia. No, se si perde la colpa è sua. Come mai non siete a Praga? Mancava passione, tempo o soldi? No, è lavoro. Tempo, l'organizzazione, il lavoro, lo studio. E comunque c'era anche poi i soldi. Però tanto l'ansia è la stessa, qui, là, a casa, sul divano, dappertutto, sempre ansia a me. Secondo te? E secondo me è dura, ragazzi. Però si spera, come sempre. Siamo tifosi viola, si spera e si soffre. E poi magari si gioisce. Forza Viola! Viola! E comunque, dai! Nonostante la Fiorentina giochi a Praga, sembra di giocare in casa. E quindi biglietto, lunga fila ai tornelli e bandierina. Il regalo? E poi fischio d'inizio. Alle vite essere stavolta, sedete. Abbiamo fatto gol, ma non si sa se è regolare oppure no. Fuori gioco. E finì il primo tempo. Quindi? Ma guarda, i ragazzi stanno giocando male. Ci sarebbe bisogno che qualche brodo lì davanti si svegliasse e facesse qualcosa. Oh, cosa era fatto? Sarà fatto, però ce l'hanno annullato. Comunque, onore a quelli che sono andati a Praga e forza Viola. Se si tirava in porta un po' più spesso forse era meglio, però sì, va bene, dai. Comunque, io mi sono addormentato fino all'ultimo, cioè mi sono svegliato soltanto quando hanno fatto quell'azione bella, alla fine. L'ultima azione qua annullato, sì. Vabbè, confidiamo nel secondo tempo, sì, vai. Sì, dai. Questo è il rigore, questo è il rigore. Ma direi che non può correre così. Il rigore per il West Ham. Piazza Terracciano e West Ham va in vantaggio. E poi, proprio quando sembrava di avere la partita in pugno, no. Seconda edizione della Conference League.
ragazzi, è finita. È finita. Siamo abituati. Delusione totale, squadra nulla. E purtroppo... siamo scarsi. Siamo giocatori scarsi, un po' da fare. Ma secondo lei erano scarsi anche prima di giocare queste finali o sono diventati... Cioè, sì. Lei era pessimista dall'inizio? Era un caso, siamo arrivati in queste due finali. Se ne vince una. Se difende mentre riuscite, ripeto. Il problema è la difesa. O si diceva l'era l'attacco il problema? Il problema è che al 90esimo, a tre quarti di campo, a far fuori gioco, un po' troppo, no? Squadra giocata bene. Fra 20 anni si rifà un'altra finale. Però va bene, dai. Vabbè, l'importante è ridere, dai. Sì, quello sì. Passa una bella serata. Infatti, ciao. Effettivamente la serata non è stata male. Una serata inversamente proporzionale al risultato finale. E anche quest'anno, come da tanti anni, non si è vinto nulla. Però che vuoi mettere, tifare Fiorentina?